Gentili cittadini e gentili cittadine, è non senza emozione che porto questo breve saluto a nome della Fondazione Ravenna Risorgimento che ho l'onore di rappresentare. Qui con me ci sono alcuni esponenti del Consiglio di Amministrazione. Fondazione Ravenna Risorgimento che quando nel 2019, in occasione del 170° della Repubblica Romana, in una chiacchierata informale con l'autrice Valeria Magrini, chiedemmo di scrivere qualcosa che ricordasse anche il 170° della morte di Anita Garibaldi, che come sapete morì a Mandrioli il 4 agosto del 1849. Non potevo certamente pensare che quella iniziativa e che quel testo scritto da Valeria Magrini raccogliesse le attenzioni di un regista importante come Emanuele Montagna della Scuola di Teatro Colli. E quel testo è stato ampliato e abbiamo pensato come fondazione in questo 2021 che ricorda anche, oltre il 700° della morte di Dante, ricorda anche il 200° anniversario della nascita di Anita. Abbiamo ritenuto di, grazie alla disponibilità e all'intuizione di Emanuele Montagna, di sviluppare quel testo e di portarlo in scena. Stasera è il debutto nazionale di questo atto unico che parlerà di Anita. Anita è una donna straordinaria. Anita non era solo la moglie di Garibaldi, non è passata alla storia per essere la moglie di cotanto marito. Anita è una donna che oggi vive di luce propria, perché si sono scoperti i grandi valori dei quali è portatrice. L'attesa, non starò a svelare cose, il mio compito è solo quello di portare un breve saluto e di non tediarvi oltre, anche perché lo spettacolo incombe. Ma di Anita c'è da dire che da vera eroina, o meglio, da vero eroe, morì combattendo, e in un certo senso Anita è anticipatrice di quelle lotte per la rivendicazione dei diritti delle donne e della parità delle donne, una sorta di femminista ante litteram, ma nel significato più nobile della parola femminismo, della parola femminista, cioè la difesa vera dei diritti delle donne, l'affermazione del riconoscimento non solo della volontà di svolgere dei doveri, ma anche l'assoluta consapevolezza di essere portatrice di diritti. E pochi giorni fa, alla Fattoria Guiccioli, quando abbiamo commemorato il 172° della morte, Anita Garibaldi Jallet, pronipote in linea diretta, figlia di Sante, nipote di Ricciotti Garibaldi, si è anche spiegato un piccolo particolare, che la statua al Gianicolo, la statua che vede Anita Garibaldi a cavallo, quel cavallo è rampante, mentre tutte le immagini, le statue dedicate all'eroe dei due mondi, a Giuseppe Garibaldi, sono in forma statica. E abbiamo scoperto che il fatto dell'essere rampante significa, è dedicato ai cavalieri. Qui abbiamo il generale Carile, che un generale di cavalleria potrebbe spiegare queste cose molto meglio di me. Dedicare un monumento a un cavaliere, un monumento col cavallo rampante, significa dedicarlo a un soldato che è morto combattendo. Garibaldi morì di vecchiaia, pur avendo combattuto tante battaglie, aver vinto tante battaglie, morì di vecchiaia nel proprio letto. Questo per capire chi era Anita. Ripeto, una donna che ha saputo imporsi non solo per essere la moglie di Garibaldi, ma per essere una delle protagoniste del Risorgimento. E mi fa piacere che stasera sia qui anche Fulvia Missiroli, che è stata la prima, credo in Italia, a indagare il ruolo delle donne nel Risorgimento, perché quasi sempre nei racconti e nella storia le donne nel Risorgimento pareva avessero un ruolo molto marginale, invece non fu così. E Anita era una di quelle. Quando si presentò combattendo, già incinta, combattendo per la difesa della Repubblica Romana, con lo stupore di Garibaldi che le aveva impedito di partecipare a quella,
a quella gloriosa pagina di storia, quando la vide arrivare, trasgredendo quindi al suo ordine, allo stupore iniziale la presentò ai suoi soldati e disse: da oggi abbiamo un soldato in più. Oggi, e chiudo, Anita e Giuseppe, questa storia che si intreccia, questa storia di relazioni personali, di amore profondo, che si intreccia con la storia d'Italia, sono ancora separati. Anita, le sue spoglie riposano al Gianicolo, Giuseppe, le sue spoglie riposano a Caprera. Eppure, se la morte li ha separati, la vita li ha tenuti sempre uniti, li ha tenuti uniti nell'epopea più gloriosa della nostra storia patria, ma soprattutto continua a vederli uniti in una fiamma ideale, come quei due amanti, gli amanti più famosi della storia, che sono riportati e ricordati nel quinto canto dell'Inferno dantesco a proposito di settimo centenario. A significare un amore che non è solo un amore tra due persone, ma è un amore tra le due persone e un ideale più grande, che è l'ideale che ha costruito la nostra Repubblica nella quale oggi viviamo. E credo che stasera, grazie al testo di Valeria Magrini, grazie alla straordinaria regia di Emanuele Montagna, ma soprattutto alla intensa partecipazione emotiva che ci regalerà la protagonista Asia Galeotti, non Asia Galeotti, non è un'attrice, è Anita. Stasera su questo palco sentirete Anita, la sentirete vibrare e la sentirete viva qui in mezzo a noi. Grazie e buona serata a tutti. Non te ne andare. Semplicemente un grazie a te, vice sindaco, presidente, per la tua lungimiranza culturale. L'ho già detto l'altro giorno a Mandriole, perché hai creduto fortemente in questo testo, scritto da una bravissima scrittrice che è Valeria Magrini, toscana, interpretato da una romagnola doc ravennate che è Asia Galeotti, e diretta da un pugliese di adozione bolognese. Quindi questo a dire viva l'unità d'Italia, eh? E ce lo facciamo da soli un applauso per questa cosa qua, no? Quindi vi anticipo subito che è un testo teatrale. Portare il teatro così, il teatro ha sempre bisogno di raccoglimento, numerosi problemi di carattere tecnico che grazie ai tecnici abbiamo risolto, e grazie soprattutto a una magnifica accoglienza di Castiglione di Ravenna. E non si ricordano mai i funzionari pubblici, chissà perché. Io la voglio ricordare, Chiara Fabbri, che ha fatto delle cose fantastiche ed è andata oltre, lei, Mino, che sono andati oltre la normale ospitalità, ci hanno messo del cuore. E vi avverto, lo spettacolo è una fiammata, dura 46 minuti, ma di fuoco. Grazie a tutti quanti voi per la vostra presenza. Grazie Eugenio.
Mi ha preso la mano con i denti. Mi ha preso la mano con i denti. Io ho provato a resistere, ma non riuscivo a muovermi. Non usciva nessun suono dalla mia bocca, ma sentivo i canini rodermi la mano e tutta questa terra che mi ricopre. Tanta terra su di me, ma senza proteggermi. Furioso e affamato mi scavava attorno con le sue zampe sporche di escrementi e urina. Ringhiava sommesso, eccitato. Poi ha ripreso a rodermi la mano. La scuote, strappa i lembi cenciosi dell'avambraccio, vuole di più. Sa che da questo braccio può pretendere assai di più, ma io non posso reagire perché sono... morta. Poi se ne va. La sua battaglia da scorribanda notturna finisce così. Guaisce un poco e mi abbandona al caso. Con la mano manducata rivolta a oriente e un braccio che fuoriesce in mezzo al campo. Quella sono io. Io sono finita in mezzo a un campo. Sopra di me la notte estiva. Sotto di me il nero della terra. Ma non sono sola. Mia figlia è dentro di me. I nostri corpi si stanno fondendo, ora dopo ora. Ora dopo ora, lei è la stella più bella di questa immensa notte. Ma il mio corpo per lei è un falso riparo. Il destino del mio corpo, col suo scomodo peso, era già stato annunciato con la morte della nostra piccola Rosita e tutto ne parlava in modo così confuso. Le scarpette di raso che non erano le mie. La mia data di nascita sconosciuta. Le forbicine. Il mio ritratto occultato. Thank you.
Un corpo di cadavere ignoto adesso. A un tempo sorretto da un nome antico. Io sono Anna. Anna Maria. Anigna. Anita, Anaita forse. In qualche parte del mondo più remoto. Forse il mio era un nome preso dal calendario dei santi. Sicuro che sì. Una famiglia povera la mia e sguarnita di preghiere. Lui conduceva il bestiame. Lei si arrabattava con le pulizie presso le stanze dei ricchi. Sicuro che mi hanno battezzata. Ma come si getta una maschera su una scaramanzia? Per poter dire che anche noi abbiamo vissuto da cristiani. Più ti si allaccia alla disperazione dei poveri, più sei a battere i denti sulla polvere della terra. Ti affidi ai santi del giorno, li insegui. Li insegui come un pensiero rozzo cerca la strada per il paradiso. Coi santi ti ci metti a tu per tu. Vuoi scambiare con loro per ottenere in cambio qualcosa, ci parli. Ci parli come si parla al pane da impastare. O alla bestia che si scosta dalla mandria, o alla pianta che ti copre con la sua ombra. Ci parli come ti rivolge ai figli. Che in fondo sono solo roba tua. E se sono femmine, le puoi anche vendere al primo pretendente che si affaccia alla tua catapecchia. Quello ti mostra il nulla, ma a te sembra oro. Certo, l'oro degli stolti. Tutto è opprimente nella povertà. Anche quando vuoi ridere, è un ridersi addosso che fa solo tristezza, perché con la tua risata fai scorrere il gozzo sulla corda. E sta lì la saggezza di noi povera gente. Sapere di stare schiavi alla cavezza dell'ingiustizia del mondo. Eccola Anna Maria. Se Anna era la santa del mio giorno, Maria era il suo doppio. Madre e figlia tutt'uno, una impressa sull'altra. Ma la verità del nome corre veloce, perché scavalca l'ignoranza, risale repentina dalle viscere della terra per scoccarti un dardo nel cuore ed importi un segno. E io me lo sentivo bene dentro di me, questo segno. Diversa. Ero diversa, assetata di amore e giustizia, incoronata in sogno da ore coralli, cinta di armi bordate di rame. Io correvo libera e disordinata nelle mie stravaganze. Le più odiate? Tuffarmi. Sì, tuffarmi, e rituffarmi, e poi al galoppo selvaggio, a strappare polvere, ad alzare erba, additata da tutti come la selvaggia, l'indisponente, ragazza testarda, inquieta. Vai a entregarci a un uomo che viene do exterior e di cabello vermelho. Ti darai ad un uomo venuto d'oltremare e di pelo rosso. Me lo disse una donna quando ero una bimba che giocava alle streghe. Ma cosa capivo? Ma lei disse dell'altro, sì. Un uomo di cabello vermelho, un uomo di pelo rosso. E con una canna tracciava la terra tutta intorno a me, con cerchi grandi, sempre più grandi, come i miei occhi sorpresi. E spaventati. Tu mi venisti incontro sotto falso nome, José. E io non ero la giovane che credevi. Così, dopo la svergognata, fui per tutti la veramente svergognata!
intorno alla laguna. Si festeggiava una grande vittoria popolare perché l'esercito rivoluzionario aveva messo in fuga l'impero. E anche noi finalmente eravamo gente libera, in uno stato libero. Si accesero grandi fuochi nelle piazze. Ogni stradello si riempiva di fumo e di baccano dei tamburi. Euforia gridata! Era una mischia di popolo. Chiunque agitava in aria ciò che poteva. Stracci che volevano essere bandiere. Strisce ricucite di verde, di rosso, di giallo. Bandiere che furono appese, indossate, lanciate in aria e che volavano veloci di corpo in corpo, di mano in mano. E fra le tante mani, io lo so, c'era anche la tua. La tua mano era gentile. Riconobbi in chiesa il giorno del ringraziamento per la vittoria. La tenevi a riposo sull'essa della spada. La fissai come si ammira una colomba bianca. Poi mi venne in chiaro la tua figura, il tuo portamento, i tuoi stivali alti. Io ero indietro, nella massa, tu davanti, sotto l'altare, avvolto in un mantello color cenere. Eri lontano, uno straniero e lontano. L'odore di cera bruciata e di incenso infuocato scintillavano di rosso e di arancio, ma infine capii che erano dei tuoi capelli quei bagliori. Eri lo straniero venuto d'oltremare, quello che pretendeva di più dalla sua rivoluzione. E quando finalmente scovò il mio volto, non volle più abbandonarlo. Si aggirò solitario, fra le case, nelle vie, in cerca della sua padrona. Attesa e desiderata come una preda, mi sbarrò il passo un giorno alla fontana per dirmi quello che già sapevo. Fra di noi non ci fu un parlare, ma fu come quel fruscio che sibila tra le canne della palude. José, mi hai stregata con la tua voce, col tuo sguardo di miele, i tuoi magici capelli, il tuo fare gentile un po' effeminato e la tua sfrontatezza beffarda. Tutti hanno scritto di me, di te e di me, ma nessuno saprà com'eri veramente. Cosa hai detto veramente quel giorno a casa mia, con l'uomo dei cani presente di fronte a noi ma che non sentiva? Era un terremoto, sì, un terremoto che in quel preciso istante stava attraversando le nostre vite. Dicevi di avermi già conosciuta in sogno, tra i girasoli, sì, con una blusa rossa e i capelli sparsi. Io ero per te la più perfetta delle creature. Volevi una donna che ti amasse subito. Una donna, sì, Anita, la più perfetta delle creature. E da quel giorno, dicevi, non ho desiderato più niente. Il suo viso, come il viso del sole, era sfiorato dal mio sguardo, che era come una pioggia leggera, calma sul mare. Anita era il mio ideale, il mio sogno pensiero che si fa donna, il mondo vero. La tua vita e la mia morte.
siamo stati quelli che in Sud America hanno combattuto fianco a fianco nella tragedia di una guerra civile. Gli imperialisti ci chiamavano Farrapos, gli straccioni. Un esercito che era un misto di popolo disperato e infatuato. Variopinti come i clown, spesso folli nel disprezzo del rischio. In quanti sono morti di spada, spappolati dalle palle di cannone. Morti impiccati e nei naufragi come orfani sull'uscio di casa. Vite spezzate da plotoni d'esecuzione. Ma la piaga della violenza spirava ad ogni angolo. E quando l'esercito rivoluzionario entrò vittorioso ai Maori, saccheggiarono, dettero fuoco alle case, violentarono giovani e vecchie e fu guerra civile fra chi voleva la libertà della Repubblica e chi voleva la libertà dell'impero. Il potere che dirige la rivolta deve preparare gli animi dei cittadini ai sensi di uguaglianza, fraternità, modestia e disinteressato e ardente amor di patria. Fraternidagi, igualdagi. Ardente amore patria. Soltanto le bocche che hanno praticato e vissuto in terra di questi orizzonti hanno l'onore di trasmetterne la forza e di sventolarne con ingenua lena e libertà il vessillo. Resteranno ad osservare in molti, forse i più. I più giovani aderiranno e capiranno la forza della parola giustizia che ci guida. Gli altri tacciano e temano il nostro sguardo. Una pallottola mi ha sibilato tra i capelli, ha fatto volare via il mio bel cappello. Avevo una grande piuma. José fu colpito da un proiettile, lo trapassò da orecchio a orecchio. Ho trapassato come una pazza un fiume in piena, il più agitato di Santa Caterina. Mi sono nascosta per giorni e giorni, disperata nella foresta. Con una mano stringevo la briglia, con l'altra tenevo al petto il mio bimbo di pochi giorni. Menotti mio, un corpicino ghiacciato sul seno. Al galoppo, in fuga, eravamo ormai accerchiati. Spararono in 20 al mio cavallo e io rotolai come un sasso fiondato via, proprio in bocca ai miei nemici, che mi trascinarono in lungo e in largo, strappandomi i capelli. Sul ponte del Rio Pardo, ecco che fischiano palle di cannone! E i nostri più cari amici si involano nel cielo come schegge. José lo catturano, lo torturano e lo appendono a un albero a testa in giù, per giorni e giorni al sole incandescente della pampa. Lunga e stecchita sul ponte di coperta, io imbrattata di sangue, siero dei compagni, senza più fiato nei polmoni per lo schianto, io non trovavo la strada per tornare in vita. Ho appicciato micce, trasportato polvere, assegnato armi, eseguito ordini gridati. Ho spigolato una notte intera in cerca del tuo cadavere di morto sul campo di battaglia, perché mi avevano detto che eri... morto.
Quella notte di sciagura il campo era un silenzio. Sapeva di polvere da sparo bagnata. Si sentiva qualche soldato e qualche animale e altri soldati di truppa accatastavano all'ingrosso le armi. Sotto scorta mi spingevano passo dopo passo. Mi strattonavano in avanti, chiamandomi stracciona. Mi minacciavano che se volevo, potevo scavarmi una fossa io pure. Che appena ritrovavo il mio Garibaldi morto ammazzato, ci tiravano dentro legati assieme. Ma inciampo in qualcosa. Sono gambe. Ecco qualcuno. Il primo lo volto di slancio col cuore in gola, ma no, non è. E poi ancora, ancora lo volto, ma no, non è. E poi accanto ce n'è un altro, lo tocco, lo volto, ma no, non è. E poi un altro, questo è pesante, pare un sacco, ma lo volto, so chi è, ma no, non è. Sono troppi, non... ce n'è un altro, questo è morto seduto, lo stendo, ma no, non è. E questo è un povero bambino, ma è solo un povero ragazzo, sono troppi, non si vedono gli occhi, non si vedono i capelli, sono coperti di terra, di foglie, io non lo vedo. Ma non sento più il fiato dei soldati su di me. Mi hanno lasciata sola. Eccoli. Sì, li vedo laggiù, lontani. Ma sento come piangono le donne. Le donne sono tutte attorno a me, le donne piangono. E si aggirano, come ho fatto io prima di loro. Allora anch'io avanzo e continuo senza respirare. Prego di non trovarti, ti cerco e non ti trovo. Non ti trovo. Ma guarda, trovo invece il tuo poncio stiracchiato in mano a un disgraziato, un poveraccio. Ah, tento come una furia di strapparglielo. Me lo ha regalato lo straniero. Lo straniero, grida. Ah, bugiardo, bugiardo. Allora lui lo stringe di più col pugno e si fa di pietra. Mi guarda col mento spinto in avanti e con gli occhi neri, color nero pesto, tutta tremante di odio. Allora mi sfilo di dosso il mio di poncio. Perché, guarda, facciamo un affare. Il mio è tutto bello, caldo, ricamato. Era tanto prezioso come l'era stata la piuma del mio cappello. José, non abbandonarmi. José, tu vuoi lasciarmi? Tu vuoi lasciarmi? Ti pregavo sempre di tenermi vicino a te. Qualcuno ha detto che mio José mi abbia strangolata. Trovarono dei segni neri sul mio collo. José non mi ha strangolata. Mai. Mai. Jamás, 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 jamás! E poi, anche se lo avesse fatto, avrebbe mai potuto lasciarmi ai nostri aguzzini. Che cosa avrebbero fatto di questo corpo già macinato? Molto tempo prima, in qualche luogo altro, si era pattuito uno scambio il cui nodo d'amore era stretto attorno a me. Proprio qui, a Mandriole, mentre ormai sfinita trattenevo col mio sguardo il suo ricordo dei miei capelli biondi nei miei occhi, e ritornavano in me le sue parole, il ricordo dei suoi viaggi, Tagarrok,
pensieri più belli. L'entusiasmo verso i suoi maestri. Il credente gli aveva insegnato molte cose. Garibaldi, enigma vivente, sotto un'apparenza modesta e pacifica, celava un genio ardente, una mente popolata di sogni grandiosi. E io ero con lui, la sua Anita. Eppure tutto era volato via così velocemente. Laguna, la Pampa, il nostro Rio Pardo, il Rio Grande do Sul, Montevideo, e poi il San Simone, e poi venne il 1848, e poi il 49. E infine... Roma. Volti, lettere, proclami, le folle urlanti, gli assalti con le baionette, la fame, il sangue, e poi... E poi il sogno della Repubblica Romana. Si spense. Andammo con il proposito di non arrenderci e raggiungere Venezia. Cose che già sapete. Ben presto quelle lunghe marce presero un tono notturno, barlumi di ricordi, spesso sensazioni opposte. Ricordo il ristoro dei bivacchi nei boschi, le nausee, la paura di affrontare il Monte Titano e la bellezza di quei paesaggi. Ricordo l'arsura e il rosso di un cocomero, l'odore di carne arrostita sugli stecchi acerbi. Mi passano in fila davanti anche i volti di molte donne, tante care amiche, complici del mio stato. Rammento una bella veste di seta verde scuro, cucita amorevolmente per me, per togliermi di dosso la poltiglia di stracci in cui mi trovavo. A quel tempo José aveva una faccia orribile, scavata sotto gli occhi, umidiccia, infuocata per la mancanza totale di sonno. E la mia malattia cresceva. Cresceva così grandemente che di lì a poco non avrei neanche più potuto camminare. José con la sua forza mi teneva in braccio. Non era una ritirata! Era il mio corteo funebre, che piano piano aveva preso tutto lo spazio. Farai la morte del regno. Farai la morte della regina. Così aveva detto quella, tracciandomi un segno attorno ai piedi con la canna. Mi strinsi a lui come non mai. Giorno dopo giorno le mie speranze si annebbiavano e non bastò l'arrivo di un angelo salvatore in quel campo di Meliga. Noi tornammo a nasconderci, sgusciando silenziosi coi bragozzi. Ora dopo ora gli stenti, il terrore, la febbre mi avevano divorata definitivamente. José strinse forte il mio pugno. Si mangiava le parole di quei momenti. La madre dei miei figli, mia moglie, la compagna di vita. Ecco, me ne ero andata. Avevo liberato il suo collo dal mio laccio, da un bel doloroso impiccio. Ci separammo qui. E qui cominciò la mia attesa. Thank you.
Dopo morta mi caricarono su un biroccio. Niente di nuovo, José non c'era già più. Dovevano fare in fretta e sotterrarmi, così... così trovarono uno spiazzo a qualche minuto da qui. Fu scavata una fossa e con grande ansia e terrore fu ricoperta sotto la sabbia. Ho passato lì alla mercé di tutto... 7 giorni e 6 notti. Poi il 10 agosto mi ritrovarono degli innocenti che portavano al pascolo gli animali. Fui riesumata e ricomposta. Stesero un testo in cui si diceva di me quello che già sapete. Donna sconosciuta di età approssimativa anni 30. Il parroco ebbe pena di me. Mi avvolse in una stuoia di cana di palude e mi depose in terra, tra la chiesa e il cimitero. La mia seconda sepoltura, sì, ma non fatevi illusioni. La trafila del mio povero corpo non avrebbe avuto tregua. E il mio nuovo terrore era che José non potesse più trovarmi. Alcuni anni dopo, qualcuno venne nuovamente a dissotterrarmi. Esumò le mie ossa. Scavarono voracemente per l'ennesima volta con malcelato odio per chi mi conservava. Nascosero il macabro tesoro in una casa Sant'Alberto e li stetti, finché il parroco infuriato ottenne la restituzione di me medesima o di ciò che ne restava dopo 10 anni dalla morte. I miei resti ricomposti in una nuova cassa tornarono alle loro vecchie cure. Buona, buona, rimasi in attesa. Sempre in attesa che lui tornasse. E finalmente lui tornò. Tornò qui, per me. Il suo fu un giro trionfale. Molte cose erano accadute. Ma questa volta lui era qui, per me. E quando entrò in chiesa, per prima cosa, vide la coperta di fiori freschi che abbelliva la mia cassa. Ero pronta per essere portata via ancora. Ma questa volta era lui che decideva insieme ai miei figli. E così ripresi a vagare. Nizza mi accolse per l'ultima volta. E lì rimasi per molti, molti, molti anni. Tutti temevano che altri volessero trafugare a loro piacere le mie reliquie per rubarle, disperderle. Perché vedete, da questo corpo, benché ormai consunto, emanava prepotente quello che nessuno mai potrà comprendere. La verità del nostro mistero in vita. Come siamo riusciti noi a essere quello che siamo stati, essendo umani e drammaticamente disumani? Questo tempio era stato da lui il corpo più amato. Ero la donna che con maggior ardore era transitata nei suoi sogni. Urna benedetta, uniti fianco a fianco nel pensiero, nell'azione, nelle battaglie. Il suo coltello. Il mio coltello. Il suo riposo, il mio riposo. Il suo galoppo, il mio galoppo. Eppure. Eppure qualcuno ha scritto. Ha scritto che non sono mai stata all'altezza della leggenda creata su di me. Forse non ero abbastanza eroica per guadagnarmi quel posto nella leggenda. Ero manchevole di qualcosa. Ero debole di cultura, di istruzione. O forse ero troppo selvaggia. Oppure troppo... libera. L'ennesima Rosalia dimenticata e da far dimenticare. È impossibile! Il mio corpo non ha ancora il suo giusto posto, in nessun luogo né cimitero. Di
Figuriamoci la mia storia addormentata in una leggenda. Certo non avrei mai pensato a quel colle di Roma come mia ultima dimora. E doveva essere soltanto per un breve periodo, perché forse, leggendomi attraverso, seppero che desideravo tornare a lui e riallacciarmi come rovo ai suoi capelli e alla sua barba folle. Chissà. Sappiate tutti che ancora aspetto la mia giusta destinazione. E nell'attesa, il mio cuore vero rimane qui con voi, tra le due croci. Anita Garibaldi. Presente. Grazie mille veramente per la vostra presenza. E...